Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Per me è venerdì sera, per voi non lo so perché non so quando riuscirò a montare e a caricare, pubblicare questo video, però spero il prima possibile perché è un video che mi avete richiesto in molte di voi su Instagram. Dicevo che per me è venerdì sera, io sono sì truccata per metà perché ho soltanto il trucco degli occhi. Sono rientrata a casa da pochissimo, mi sono struccata ma ho tolto soltanto la base che avevo applicato stamattina, perché voglio andare a provare con voi per la prima volta un prodotto che mi entusiasma tantissimo. Sono curiosissima, non vedo l'ora di provarlo e siccome l'ho mostrato anche su Instagram nelle stories, ho chiesto se poteva essere interessante un video con una prima applicazione, di conseguenza le prime impressioni. Mi avete risposto di sì più o meno al 90%, quindi eccomi qui a fare questo video. Il prodotto in questione è di Mulac, perché la settimana scorsa ho ordinato il nuovo fondotinta, lo Slay the Game, fondotinta in stick, dopo ne parliamo bene, e finalmente ieri mi è arrivato. Non vi dico le vicissitudini con il corriere, però non voglio dilungarmi troppo, voglio andare direttamente al sodo e provare subito questo fondotinta perché l'ho swatchato ieri qui sul polso per fare vedere anche a voi la colorazione, però non l'ho ancora applicato sul viso, sono curiosissima. Comunque, il fondo in questione è lui ed è il primo fondotinta in stick di Mulac con il 100% degli ingredienti di origine naturale. È un fondotinta ad alta coprenza. Io l'ho pagato 17 euro e qualcosa, 17,90 forse, per 9 grammi di prodotto e forse è ancora in promozione, altrimenti costa 19,90, comunque 20 euro. 9 grammi di prodotto non sono pochi rispetto a tanti altri fondotinta in stick che sono usciti in questo periodo, tra cui ad esempio, ma è soltanto uno, quello di Collistar che è 5 grammi, poi forse c'è quello di Neve Cosmetics che è addirittura la metà, 3 grammi dovrebbe essere, quindi 9 grammi di prodotto non è poco. Come colorazione io ho preso la numero 3, che è una colorazione chiara dal sottotono neutro, perché non ho né sottotono rosato né sottotono giallo, quindi ho preferito prendere questa che è una via di mezzo, perché ho visto che tra le colorazioni più chiare si vede molto il rosa o il giallo, quindi ho preferito prendere quella dal sottotono un po' più neutro. Come vi dicevo prima, l'ho applicato qui sul polso e sembra andare bene, però non vedo l'ora di applicarlo, quindi velocizzo, vi do qualche altra informazione prima di passare all'applicazione. Leggo quello che c'è scritto sul sito di Mulac nella descrizione di questo fondotinta. Questa colorazione è un color vaniglia medio chiaro con sottotono neutro, ideale per tutti quegli incarnati medio chiari. Slay the Game è il primo fondotinta in stick formulato interamente da ingredienti di origine naturale ad alta coprenza, ideale per pelli secche e grasse, che garantisce un risultato full coverage a lunga tenuta senza appesantire grazie alla texture elastica del prodotto. Il fondotinta è vegano, cruelty free, senza parabeni, senza siliconi e anche gluten free. E per quanto riguarda i consigli di applicazione, loro consigliano di applicarlo con il loro olio secco naturale, che però io non ho acquistato, e questo lo consigliano soprattutto sulle pelli secche e disidratate. Comunque, cosa c'è scritto? C'è scritto di applicarlo o direttamente sul viso, così dallo stick, per un risultato più coprente, oppure si può applicare direttamente qui sullo stick qualche goccina dell'olio secco, oppure si può andare a prelevare con una beauty blender bagnata e poi andare a picchiettare sul viso per un risultato un pochettino più naturale. Ora, quando vi ho mostrato questo fondotinta nelle stories di Instagram, molte di voi mi hanno scritto dicendomi che loro non si sono trovate bene perché è un fondotinta un po' particolare, molto secco. Alcuni mi hanno scritto: no, ma forse ho applicato troppo olio secco, quindi non va bene, dacci qualche consiglio. Quindi, sotto suggerimento di una ragazza, proverò ad applicare questo fondotinta su una parte del viso con l'ausilio dell'olio, che però io non ho e quindi utilizzo questo di Collistar. Invece sull'altra parte del viso andrò a applicarlo così, senza niente, vediamo se c'è qualche differenza. Io ovviamente ho una pelle secca, molto secca, e quindi so già che mi troverò meglio, decisamente meglio con l'aiuto dell'olio, però mai dire mai. Procediamo subito con l'applicazione. Ok, inizio dalla parte dove non andrò a utilizzare l'olio. Allora, come prima cosa vi posso dire che si stende facilmente, quindi non dovete calcare, non dovete massacrarvi la faccia per far scrivere questo fondotinta, perché è morbido e si riesce tranquillamente ad applicare così. E adesso con una beauty blender bagnata
inumidita, vado a sfumarlo. Io di base non ho applicato nulla se non la crema idratante, perché solitamente quando mi strucco applico sempre una crema idratante, è proprio un'abitudine, quindi ho applicato solo quella, nessun primer, nessun olio, assolutamente niente. Ora lasciate stare il fatto che me lo sono steso anche sui capelli, quindi sembra che ho i capelli bianchi, grigi. Comunque, la prima cosa che ho notato è la facilità con cui si stende. Io veramente non ho fatto nessuna fatica, si è steso in pochissimi secondi e questa è una cosa che mi piace. Adesso procedo anche dall'altro lato, e dopo faccio un bel close-up così per farvi vedere se c'è della differenza. Comunque, vi posso dire che così non mi dispiace. È ovvio che queste sono prime impressioni perché per farvi sapere bene cosa ne penso anche a livello di durata, se ossida, se rimane, se svanisce dopo un paio d'ore, devo testarlo per un po' di tempo prima di farvi sapere qualcosa. Comunque ha coperto anche un brufolino sottopelle che era parecchio arrossato, l'ha coperto abbastanza bene. Adesso voglio provare a prelevarlo con la Beauty Blender e vedere se si riesce anche a stratificare un po'. Mi piace anche l'effetto, se devo essere sincera, perché avete visto che comunque io non ne ho applicato tantissimo, non mi sono ricoperta la faccia di fondotinta, però mi piace molto l'effetto perché è veramente naturale, leggero, non lo sento sul viso, non appiccica, mi piace. Quindi adesso passiamo dall'altra parte e proviamo a stenderlo con un po' di olio. Ho messo qualche goccina sullo stick e adesso proviamo a stenderlo. Ovviamente si stende con maggiore facilità, o meglio, si applica in maniera ancora più facile e immaginavo si sfuma in maniera altrettanto veloce. Questa però è una cosa che sicuramente consiglio a chi ha una pelle secca come la mia, chi ha una pelle grassa, no, consiglio di lasciar stare. Però appunto volevo vedere questa cosa perché molte ragazze mi hanno scritto che non è un fondotinta adatto a chi ha la pelle secca perché no, non ci siamo come consistenza. Io per quanto riguarda la prima impressione vi posso dire che non mi dispiace, non mi sembra così esageratamente asciutto, secco. Non so se notate la differenza, però da questo lato il risultato è ancora più naturale perché si vede questo effetto un po' luminoso, vedete? Un po' glowy della pelle, cosa che mi piace molto, moltissimo, non molto. Vedete che bello questo effetto? Anche come coprenza ci siamo, non è affatto male, comunque il risultato è molto naturale. Una cosa che noto, spero che la possiate vedere anche voi, è che da questa parte, essendo opaco come risultato, sembra anche più chiaro, sembra più pallidino. Invece qui dà un tocco più luminoso. Mi piace veramente tantissimo questa parte del viso. Adesso facciamo un bel close up. Eccomi qui, ragazzi, spero di non spaventarvi. Comunque, questo è il risultato visto da vicino. Quindi questa parte è decisamente più opaca, matte. Questa parte invece un pochettino più luminosa, non male anche magari in vista della bella stagione, risulta più naturale come risultato. Già da questa parte mi piace molto, ma questo lato secondo me dà un tocco in più, non lo so, secondo me rende molto meglio così questo fondotinta. Questa è la coprenza, vedete che comunque la mia pelle si intravede da sotto, non è completamente coperta, non ha un effetto mascherone e non mi sembra nemmeno che metta così tanto in evidenza i pori. Però adesso volevo andare a provare ad applicarlo come correttore, quindi vedere un po' se copre anche le occhiaie. Quindi lo prelevo direttamente dallo stick con la mia Mini Beauty Blender, anche questo ovviamente inumidita. Essendo così cremoso, ho un po' paura che si infili nelle rughette. Però, ragazzi, devo dire che non è affatto male. Non mi dispiace per niente. Cosa ne pensate anche voi? E io rispondo a quelle ragazze che mi hanno scritto che non si sono trovate bene, se ho dei consigli sull'applicazione.
Se avete la pelle secca come la mia, vi consiglio sicuramente di applicarlo insieme ad un olio secco. Vi assicuro che questo farà sicuramente la differenza. Ovviamente non dovete applicarne troppo, io ne ho applicato una goccina e basta, e va più che bene, altrimenti otterrete un effetto contrario. Però, insomma, penso che la mia pelle parli da sola, no? Il risultato parli da solo. Cosa ne dite? Ovviamente lo testerò per bene in questi giorni, lo metterò alla prova, spero che arrivi anche qualche giornata di caldo così da poterlo usare anche appunto con il caldo durante la primavera per vedere come reagisce alle temperature un po' più elevate di quelle a cui siamo abituati ultimamente. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, se avete delle domande o curiosità scrivete qua sotto, cercherò di rispondervi il prima possibile. Io vi mando un bacione grandissimo, muah, al prossimo video, ciao!